preso. Sindaco, si parte dal bilancio metropolitano, un bilancio importante, l'ha detto, le città metropolitane dovranno finanziare i soldi che il governo non mette. Sì, l'abbiamo fatto con le nostre risorse, un comportamento irresponsabile del governo che ha lasciato soli ancora una volta non solo i sindaci dei comuni ma anche i sindaci delle città metropolitane. Però con grande soddisfazione posso dire che facendo un lavoro duro siamo riusciti a garantire le risorse necessarie, anzi anche di più, grazie veramente a un lavoro tutto cittadino nei confronti dei servizi essenziali della città metropolitana. Penso alle società partecipate come SAP, Narmene e CTP, quindi trasporto, servizi e rifiuti. Penso alle scuole, alle strade, all'ambiente, alle coste. Insomma, un lavoro veramente importante, un lavoro di squadra fatto dalla macchina. Credo che in questo bilancio e negli atti fatti nelle settimane successive c'è il più grande piano di investimento pubblico che la provincia di Napoli, oggi città metropolitana, abbia mai conosciuto nella sua storia. Adesso sta alla macchina comunale tutta, ai cittadini, ai dirigenti scolastici, a tutte le articolazioni di questo progetto, mettere in campo immediatamente progetti, opere, gare, lavori, perché le risorse economiche le abbiamo messo. La parte politica ha fatto la sua parte, ha interpretato in modo costituzionalmente orientato le norme, non ha fatto pagare l'irresponsabilità del governo aggiunta alla propaganda di questi giorni ai servizi ai cittadini, ce la siamo messi tutti, siamo assunti responsabilità, non abbiamo per ora sforato il patto di stabilità prevedendo una dismissione del patrimonio, siamo pronti a farlo qualora necessario. Insomma, siamo un avamposto per l'attuazione dei diritti costituzionali di fronte invece a politiche di austerità che vanno ad entrare a gamba tesa sui cittadini e sulle comunità locali dal nord al sud del nostro paese. Aggiungo e chiudo che nei confronti della città di Napoli, e non è una mia opinione personale ma sono dati oggettivi, c'è un ulteriore atteggiamento discriminatorio, a conferma che al contrariamente a quello che dice il Presidente del Consiglio e quello che sollecita un'istituzione come la Svimez, c'è una condotta apertamente discriminatoria nei confronti del Mezzogiorno e nei confronti della più grande città del Mezzogiorno d'Italia. La discriminazione c'è anche sulla nomina di Anastasi come commissario a Bagnoli? Appena sarà ufficiale, per salvo che non sia stato diramato ieri un comunicato che ci sono organi di stampa che sono organi ufficiali del governo, ma credo che non sia così, questa è una mera battuta, appena qualcuno mi notificherà ufficialmente la nomina del commissario, io commenterò la nomina del commissario, perché siccome sono 15 mesi, no 13 mesi, che ogni giorno leggiamo una notizia, prima era Cantone, poi è Anastase, poi è Calenda, poi ieri è stato nominato, domani lo nominiamo, dopodomani lo vediamo, domani lo tiriamo dal cassetto, non metto in dubbio che l'articolo di oggi sia veritiero, ma io sono abituato a ragionare con atti ufficiali e credo che tra istituzioni si debba comunicare in modo ufficiale e istituzionale. Salvo che il Presidente del Consiglio non ritenga che la città di Napoli è stata completamente espropriata e ovviamente qualora ci sarà la nomina del commissario, di fronte a una condotta di violenza istituzionale di questa portata, la risposta politica e istituzionale sarà adeguata e proporzionale. Perfetto, grazie. Grazie a tutti.